prego. Il volo FR7061 per Bari Palese partirà con 3 ore di ritardo. Ci scusiamo per il disagio. Ladies and gentlemen, attention please. We inform you that flight FR7061 from Bari Palese will be delayed 3 hours to depart. We apologize for the delay. Siamo, ma è previsto un ritardo. Comunque, se vuole, puoi imbarcare direttamente il bagaglio. Tu, papà, non ti preoccupare, vai. Buonasera. Scusa, il biglietto? No, faccio un giro, stai? Sì. Ciao. Ciao. Che leggi? Niente. Quindi parti? Sì. Dov'è che ti mandano alla fine? A Bari. Per 3 anni, giusto? Sì. Sei contenta? Senti, Laura, che ci dobbiamo dire? Calmati. Te ne devi andare. Non vuoi che mi veda? Vatti, adesso. Buonasera. Ciao. Laura, piacere. Piacere, Giovanni. È una mia amica. Anche tu in partenza? Sì, vado a Berlino. Questo per te. Che cosa hai preso? Passa il cappotto. Grazie. Fai di bello nella vita? Studio all'Accademia delle Belle Arti. A Berlino? No, a Berlino vado in Erasmus, 6 mesi. Belli. Non ti piacciono i cambi, sono belli, grazie. Provali. Sicura? Sì. Dai, provali. No, Dai. Ti stanno benissimo. Vuoi lo specchietto? No, va bene così, grazie. Insomma, 6 mesi a Berlino. Il fidanzato che dice? Papà. Non ce l'ha il fidanzato. Peccato, una bella ragazza come te. Pensa, Margherita sta via 3 anni. Non so nemmeno se lascia qualcuno, tu lo sai? No. Lasci qualcuno? No. Nessuno? No. Pare di no. Magari lo trovi lì qualcuno. Sì, magari. È un bel maresciallo in pensione. Lei non vuole, vero, che Margherita faccia l'Accademia? No, lei ha sempre fatto quello che ha voluto, io non l'ho mai impedito niente. Se volevi che facessi legge. Che c'entra questo, scusa? Tu, perché non lo fai il militare? Non lo so. Vento di motivo. Ho altri interessi. Anche Margherita aveva altri interessi, vero? Vabbè, comunque non mi preoccuperei, mi pare abbastanza determinata. No, chi si preoccupa?
Poi, insomma, c'è la sorella. Le soddisfazioni me le prendo con lei. Secondo te è esagerato? Lei non si rende conto, vero? Di cosa? Del fatto che mette in difficoltà sua figlia. Tutti i genitori hanno delle aspettative. Del tipo, porta a casa un bel ragazzo ricco, magari che abbia la passione della vela come me, e che magari ti convinca a non fare l'accademia, visto che io non ci sono riuscito. Dovresti fare la psicanalista, tu. Altro che belle arti. Lei parla. Che cazzo ne sai? Scusa. Di cosa? Quando torni? Tra 3 settimane. Me lo prendo io, posso?
Gli occhiali. Buon viaggio. Grazie.